soprattutto a livello di archivi, noi abbiamo concentrato qui, con una scelta un po' folle, una grande quantità di archivi sull'ambiente e sul rapporto tra industria e ambiente. Questo è un patrimonio che noi difendiamo, facciamo fatica a valorizzarlo, però c'è, e un filone fondamentale è quello che ha a che fare appunto con le tematiche energetiche. Per fare un nome, a parte il famoso Giorgio Nebbia che ci ha inondato di materiali, ma noi abbiamo il primo nome che viene in mente, Giancarlo Pinchera. Giancarlo Pinchera in Italia ha avuto un ruolo importante, in Italia e non solo in Italia, e molti altri. Allora noi vorremmo riuscire poi a innestare. Pinchera ha lavorato dagli anni 50 in poi, insomma, ecco. Innestare su questo anche delle ricerche, perché manca troppo in Italia una storia della tecnica che sappia come dire, confrontarsi con i problemi della società. E poi c'è il museo, abbiamo dedicato un intero museo all'energia, in quel caso energia idroelettrica e così via. Questo per spiegare, quindi tanto, ma perché fate quello che facciamo? Perché ci sono dei motivi non contingenti, ecco, contingenti e non contingenti. Ecco, adesso io lascio subito la parola, sono quattro i relatori, faranno interventi sintetici, brevi e credo per voi e per noi stimolante. Inizia per primo Francesco Ferrante, che molti conosceranno per il ruolo importante che ha avuto e ha nella storia di una associazione così significativa come Lega per l'Ambiente. Grazie. Sì, io... Anch'io prenderei, diciamo, l'opportunità che in qualche maniera ci dà questo referendum, la discussione su questo referendum, per fare un ragionamento un po' più ampio sulla questione che riguarda la strategia energetica, che in realtà noi avremmo voluto che la campagna referendaria potesse durare un po' di più, anche perché proprio per cogliere l'occasione per poter approfondire un tema che, diciamo, non c'è dubbio essere rilevante e decisivo per la vita di ciascuno di noi e per la scelta di anche, posso dire così, di modello di sviluppo che scegliamo. In realtà questo non è avvenuto, il referendum se ne è parlato poco, in questi ultimi giorni un po' di più per le cronache nere piuttosto che per una questione riguardo alla strategia energetica. Io vorrei cogliere l'occasione di questa nostra discussione per invece cercare di fare un ragionamento un po' più ampio, seppur cercando di stare anche vicino. Primo punto, noi credo che non sia abbastanza percepito in genere il fatto che noi siamo già nella rivoluzione energetica. La rivoluzione energetica è già in atto, sta già succedendo. Noi per tutti questo mondo per circa 200 anni ha basato la crescita, uso la parola appositamente, del suo benessere sullo sfruttamento delle fonti fossili. L'ha fatto in maniera anche diseguale, diciamo, alcune parti del mondo diciamo molto di più e altre parti del mondo sfruttandole molto poco e quindi rimanendo molto povere, ma comunque abbiamo sfruttato l'energia fossile per fare qualsiasi cosa, per spostarci, per produrre energia elettrica, per produrre materiali, dico sempre, questa bottiglia che tiene acqua però viene dal fossile. E per 200 anni abbiamo fatto così. Ora stanno avvenendo un paio di cose negli ultimi decenni, che da una parte si è visto che lo sfruttamento di queste fonti fossili, che ha determinato benessere, anche atti ambientali, per carità, disastrosi in alcuni casi, ma comunque generalmente benessere, però lo sfruttamento di quelle fonti è arrivato a un livello che determina una insostenibilità planetaria, cioè il fatto che si brucino quelle fonti fossili, si utilizzano le fonti fossili, ha determinato un incremento della quantità, della concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera, che sta determinando quei cambiamenti climatici che non sono più una minaccia, ne parlerà anche Piero immagino nel suo intervento, una minaccia del futuro, ma sono una realtà
esistenti, di adesso, che determinano in maniera un po' paradossale il fatto che le popolazioni che ne subiscono di più gli effetti e le conseguenze sono quelli che meno hanno avuto, diciamo, il beneficio dell'utilizzo dei fonti fossili. Penso appunto all'avanzata della desertificazione nell'Africa subsahariana, che determina ogni anno alcune centinaia di migliaia di profughi ambientali, e via le piccole isole degli oceani che rischiano di essere annegate. Ma quei cambiamenti climatici sono diventati una realtà anche per quelli che stanno nelle nostre latitudini. I fenomeni meteorologici estremi si moltiplicano e succedono sempre più spesso. Insomma, il cambiamento climatico, è un problema del reale, dell'esistente, del presente. E, come sapete, il mondo scientifico, dopo qualche dibattito, è arrivato praticamente all'unanimità a considerare gli effetti di questi dovuti all'attività antropica, cioè all'uomo, che ha determinato quell'aumento di concentrazione dovuta all'emissione di anidride carbonica, e hanno calcolato in maniera molto complicata, perché è complicato fare una valutazione di questo genere, che c'è un limite dell'aumento della temperatura oltre al quale, che se andassimo oltre quel limite, calcolato in 2 gradi, circa 2 gradi, non saremmo in grado di prevedere quali sono le conseguenze, quanto siano le conseguenze irreversibili che i cambiamenti climatici portano al pianeta. E sta avvenendo questo. Contemporaneamente però sta avvenendo anche un'altra cosa, che l'innovazione tecnologica in campo ci consente oggi, molto più che nel passato, di sostituire allo sfruttamento delle fonti fossili altri modi di produrre energia, di produrre materiali, in prospettiva siamo ancora più lontani da quel punto di vista, ma anche di spostarci noi e le merci in maniera diversa e con una riduzione dell'utilizzo delle fonti fossili molto marcato e drastico. Quindi da una parte c'è una crisi e da una parte però c'è un'opportunità. E a Parigi a dicembre, alla COP21, che è quella che ha determinato il fare l'accordo che poi verrà firmato in maniera un po', noi abbiamo una consecutio tempo, non me la già dire così, è abbastanza significativa, noi il 17 aprile voteremo per questo referendum, il 22 a New York, alla sede delle Nazioni Unite, verrà firmato quell'accordo che è stato messo appunto a Parigi alla COP21. Un accordo che sostanzialmente dice: dobbiamo stare sotto quell'aumento che abbiamo previsto come scienziati dei 2 gradi, anzi lì si dice addirittura, se possibile, 1,5 gradi, e si dice dobbiamo farlo tutti insieme, si mettono dei meccanismi che alcuni hanno ritenuto anche essere troppo deboli rispetto all'obiettivo che ci si era posti, ma comunque era evidente a Parigi, per chi c'è stato, che, come ha sintetizzato, credo in maniera efficace, il direttore di Greenpeace International alla fine della conferenza, ha detto: a Parigi sono stati messi i fossili dalla parte sbagliata della storia. Perché questo era abbastanza evidente non soltanto nelle scelte che hanno fatto i governi, 190 governi che erano presenti là, ma anche da pezzi interi del sistema economico, perché a Parigi, oltre ai governi, erano presenti tutte le forze, poteri economici, da quelli della Silicon Valley alle grandi multinazionali, ed era abbastanza evidente che tutti quanti andassero da quella parte. Perché il combinato disposto della necessità di cambiare, altrimenti andiamo incontro a problemi ambientali che non siamo in grado di gestire e controllare, e la possibilità però che l'innovazione tecnologica fa sì che possiamo utilizzare sole, vento, geotermia, idroelettrico e quant'altro a costi di conversione in energia sempre più ridotti e sempre più vicini e comparabili con quelli delle fonti fossili, permette di pensare che sempre più alti rispetto alle fonti fossili. Sì, a oggi sempre più alti, certo, sempre più ridotti e sempre più vicini e comparabili a quelli che si hanno sfruttando le fonti fossili, ci permettono di andare in quella direzione. E quindi si fanno le scelte, si fanno in giro per il mondo le scelte che
danno quelle indicazioni. L'Europa, come sapete, si pone degli obiettivi abbastanza ambiziosi al 2030, ma da questo punto di vista è importante capire che da qui ai prossimi 20-30 anni lo shift, lo spostamento dal fossile alle rinnovabili sarà una cosa drammatica nel senso proprio del termine, nel senso che se poi il paese, il manifatturiero d'Europa, che è la Germania, si pone come obiettivo quello di andare appunto all'80% di rinnovabile nel giro di 30 anni, 35 anni, e nel frattempo ha rinunciato al nucleare, e nel frattempo ha fatto il programma per phasing out, per uscire anche dal carbone che ha in gran parte utilizzato in questi anni, capite che stiamo andando lì, stiamo andando in quella direzione. In tutto ciò si scontra questo ragionamento, se volete, e questo è uno degli argomenti sollevati in questi giorni di campagna elettorale, anche da chi sostiene che invece al referendum è bene farlo fallire o comunque votare no, con una parte del sottotitolo di questo nostro incontro, cioè l'autosufficienza energetica. Cioè, com'è possibile? Tu dici, va bene, stai andando verso il rinnovabile, ci si do anche per buono quello che stai dicendo, cioè nel giro dei 30 anni si andrà verso una società molto low carbon, molto fossil free, però nel frattempo come ci si arriva? Oggi tutti noi siamo arrivati qua probabilmente utilizzando mezzi di locomozione che erano azionati da fonti fossili, diciamo, è molto probabile. E questo è vero, c'è un momento di transizione che però, badate, è molto più rapida di quello che forse percepiamo. Noi già in Italia quasi la metà dell'energia elettrica che produciamo viene da fonti rinnovabili, il 40%, che è un numero che pochissimi anni fa era un numero impensabile. Io un po' di tempo che mi occupo di queste cose ricordo che quello che noi si diceva negli anni scorsi, che le rinnovabili avrebbero potuto contribuire in maniera significativa alla produzione di energia elettrica, parliamo intanto di energia elettrica, è solo una parte, ma è quella forse più semplice da percepire, la risposta era no, non è possibile, sarà sempre una nicchia. Non è una nicchia, oggi in questo paese, nel record mondiale di produzione di energia elettrica fotovoltaico, perché il 7% della nostra energia elettrica viene da fotovoltaico, produciamo con l'eolico, abbiamo una straordinaria tradizione di idroelettrico dei nostri nonni, ma anche della geotermia, e quindi l'obiettivo è sempre più vicino, e nel frattempo si riduce in maniera significativa la quantità, il consumo di fonti fossili. Vi faccio due numeri per capire di che cosa stiamo parlando. Nel giro degli ultimi 10 anni in questo paese si è ridotto del un quarto il consumo di gas naturale. Si consumavano 85 miliardi di metri cubi di gas, oggi se ne consumano poco più di 60. Cosa è successo? È successo, è vero, c'è stata anche la crisi che ha ridotto un po' i consumi, non è una cosa bella, ma soprattutto c'è stato un avanzamento molto forte appunto delle rinnovabili, c'è stato finalmente un po' di lavoro sull'efficienza energetica, credo che Isacca ne parlerà nel suo intervento. A fronte di questa riduzione di 25 miliardi stiamo discutendo oggi di qualcosa che non ha nulla, cioè è irrilevante. Le piattaforme oggetto del referendum, cioè quelle che stanno entro le 12 miglia dalle coste, che se vincesse sì finirebbero di la loro vita al momento in cui finisse la concessione che stanno adesso adoperando, e non potrebbero continuare fino a esaurimento come prevede oggi la legge, estraggono oggi in tutto qualcosa come meno di 2 miliardi di metri cubi di gas, a fronte di una riduzione che c'è già stata di 25 miliardi, capite? È un ordine di grandezza diverso, è qualcosa che non ha nulla a che vedere. Quelle
piattaforme, quindi sono, non parlo nemmeno di petrolio perché la situazione è ancora più evidente, il petrolio che si tira fuori dalle 12 miglia delle coste è veramente pochissima cosa. Quindi noi oggi, perché allora c'è, e vado a concludere, io credo che sia così importante il referendum del 17 aprile e andare a votare e votare sì, non tanto per il quesito in sé, che pure è una certa rilevanza, perché diciamo, tenere sotto controllo le piattaforme che stanno più vicine alle coste, che sono quelle poi più rischiose dal punto di vista ambientale, ha un suo senso, ma non tanto e non solo per quel quesito, ma perché come sempre con i referendum si indica una strada, si traccia una strada. Allora se vincesse quella il sì, significherebbe che l'ipotesi per cui oggi tutto nasce da quest'idea di sbloccare l'Italia, serviva a sbloccare l'Italia attraverso le trivelle, invece di puntare a quello bisognerebbe sbloccare l'Italia a fare delle altre cose che sono quelle che hanno a che vedere con quello che ho cercato di dire, seppur rapidamente, dove sta andando il mondo. Lo dirà Andrea Di Stefano, ritengo, nel suo intervento, ma negli ultimi 2 anni sono successe 2 cose a livello mondiale ancora molto importanti. La prima è quello che si dice disaccoppiamento, cioè la crescita, se la vogliamo misurare col PIL, che è pure uno strumento diciamo piuttosto rozzo, ma la crescita globale di tutto il mondo, il PIL in tutto il mondo negli ultimi 2 anni è aumentato e per la prima volta nel 2014 e poi si è ripetuto nel 2015 non sono aumentate le emissioni di CO2, mentre prima il PIL, diciamo, le due cose andavano insieme, più aumentava la crescita più aumentava il CO2, oggi aumenta il PIL e le emissioni di CO2 sono fermate, anzi stanno un po' scendendo. Perché? Perché si fa più ricorso anche nei paesi di grande crescita, che sono la Cina, l'India eccetera, al rinnovabile ed efficienza. E perché succede questo? Ed è il secondo punto, quello di cui credo parlerà anche Andrea, perché in questi ultimi 2 anni sono aumentati in maniera stratosferica direi, e comunque hanno superato di gran lunga quelli nelle fossili, gli investimenti sulle rinnovabili. Aumentano gli investimenti sulle rinnovabili in maniera significativa e superano di molto gli investimenti sulle fossili. Quindi il mondo sta andando là. A noi abbiamo l'opportunità di dire che l'Italia ha avuto una partenza, è ripartita finalmente con le rinnovabili 10 anni fa, ora si è fermata negli ultimi 3 anni, ripartiamo e riandiamo dove va il mondo. Questo è quello che credo sia in ballo il 17 aprile, e credo che diciamo, l'occasione di discutere di scenari energetici che prendiamo stasera sia piuttosto utile. Grazie. Grazie. Ci sarà l'intervento del dottor Pellizzaro. Volevo solo, perché noi siamo tecnofili. Allora, non solo una riflessione da ignorante, ma è il modo più intelligente quello di utilizzare le fonti fossili, il petrolio, bruciandolo? Forse non è così. Forse abbiamo altri obiettivi anche in quel senso, al di là dei temi veri che state affrontando voi. Ok, buonasera, grazie dell'invito. Francesco un po' mi ha aperto un po' il campo a quello che potrebbe essere una parte del mio intervento. Intanto mi presento, anche perché facciamo economia del clima, io mi occupo di cambiamenti climatici, stiamo cercando di rendere quello che diceva Francesco alla fine un problema e un'opportunità anche dal punto di vista occupazionale. Da circa 1 anno e mezzo abbiamo fondato una startup, si chiama Climalia, siamo la prima società in Italia che si occupa di analisi del rischio climatico. Cosa vuol dire? Perché è qualcosa che adesso ne parlavo anche con Isa, che diceva, ma di che cosa si tratta? È un mercato che in America, in Inghilterra, nei paesi dove il cambiamento climatico è parte delle priorità, non è l'ultima delle priorità come invece è in questo paese, c'è un mercato molto sviluppato. Cosa facciamo? Andiamo a ragionare con le imprese, con gli enti locali, dicendo che quando tu fai la tua analisi del rischio, che chi si occupa di economia o di tecnologie sa che le aziende hanno questi processi di gestione del rischio, oltre a considerare i vari rischi che ci sono di tipo normativo, di tipo economico, di tipo sociale, c'è anche un rischio derivante dal cambiamento climatico, perché il cambiamento climatico andrà a colpire, andrà a modificare il tuo modo in cui produci
un prodotto, una qualunque cosa, pensiamo all'olio d'oliva, 2 anni fa 30% di perdita della produzione di olio d'oliva, in parte derivante da una produzione, da un problema di tipo ambientale, un batterio, dall'altro derivante da un 2014, che se io ve lo ricordo, vi chiedo com'era il 2014, mi direte un anno freddo, l'anno più caldo della storia, che poi è stato superato dal 2015, perché noi ricordiamo un'estate 2014 molto fresca, 23-24 gradi, molto piovosa, però se uno va a ricordare un po' meglio, marzo c'erano 24 gradi, se uno va a ricordare novembre c'erano altri 23, perché il cambiamento climatico non è caldo d'estate, il cambiamento climatico è caldo durante tutto il periodo annuale, e noi questo facciamo ancora fatica a capirlo. Quello che viene modificato anche nei processi o nei prodotti, ci abbiamo visto anche in altri impatti. Vi faccio un impatto sulle città. In Afghanistan, dall'inizio della guerra dell'Afghanistan, sono morte 350.000 persone. L'estate 2015 in Europa abbiamo avuto 77.000 morti derivanti dal caldo. E questo non lo dice nessuno, o meglio, non lo dice nessuno della Repubblica, non lo dice il Corriere, non lo dice la stampa. Questi sono i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I morti che possono essere risaliti alle ondate di calore o al caldo estremo dell'estate del 2015 sono 77.000 morti, che batte quella famosa estate del 2003 quando ce ne furono in tutta Europa 70.000 di morti. Due estati un po' più calde, abbiamo 150.000 morti, e questa dovrebbe essere una ragione per dirci che forse il clima è un problema di oggi, non è un problema di domani. È un problema di oggi anche perché i dati pubblicati ieri dall'Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite, i danni derivanti dal cambiamento climatico a livello globale nel 2015 sono 92 miliardi di dollari. 92 miliardi di dollari è una cifra importante, è una cifra soprattutto che è in crescita, gradualmente sempre di più cresce, fino ad arrivare a stime che abbiamo nel 2020 di 150-160 miliardi di dollari di costi complessivi. Sono costi diretti, non costi indiretti, che poi è quell'altra cosa che facciamo noi, spiegare che il cambiamento climatico ha un impatto diretto di danno sulle città, sul territorio, ma sull'impresa, ma anche il costo indiretto. Cos'è il costo indiretto del cambiamento climatico? Un esempio italiano, un esempio internazionale. L'esempio italiano, io sono vicentino, ci fu l'alluvione nel 2010, danni diretti sul territorio 1,5 miliardi di euro, danni indiretti 1 miliardo. Cosa sono? Sono quella che oggi è un'economia mondiale, un'economia just in time. Ordino, produco e consegno, non c'è lo stoccaggio, non ci sono più i magazzini. È famoso per gli economisti, il famoso detto delle enciclopedie, no? Di come si faceva lo stoccaggio. Quando nel 2010 questa l'alluvione colpisce il territorio vicentino, abbiamo strade chiuse per 2 settimane, abbiamo problemi nella logistica, la mancata consegna, la mancata produzione anche per interruzione della fornitura energetica basata sul combustibile fossile, ad esempio, è basata su una grande rete, non su un'energia distribuita, comporta una perdita indiretta per l'economia di 1 miliardo di euro. Economia veneta, vicentina e padovana, niente di più, niente di meno. Un altro esempio è quello che si fa rispetto agli accordi del loss and damage, perché c'è questo nuovo aspetto negli accordi internazionali di Parigi. È un esempio che viene da Grenada e nei Caraibi. Grenada era fino al 2014 leader al mondo, 2013 leader al mondo nell'esportazione di alcune specie specifiche. Nel 2013 viene colpito da un uragano che ha una portata e un'intensità mai vista prima, superiore alla media, quindi che si può far risalire con molta probabilità il cambiamento climatico. Viene distrutta questa produzione, in 2 anni, il tempo cioè di far ripartire la produzione, l'India prende il sopravvento in quel mercato. Granada oggi dice, scusate, io ho sempre stato leader al mondo per colpa vostra, che avete inquinato il mondo negli ultimi 150 anni, io ho avuto un costo indiretto e non mi serve adattarmi al cambiamento climatico, alle nuove condizioni, qualcuno deve pagare anche i miei danni. Nell'accordo di Parigi infatti viene introdotto, oltre alla mitigazione e adattamento, anche un principio nuovo che si chiama loss and damage, ovvero quelle che sono le perdite indirette dei paesi in via di sviluppo derivanti dal cambiamento climatico, ovvero si chiede ai paesi che hanno utilizzato i combustibili fossili in maniera esasperata negli ultimi 150 anni di assumersi la responsabilità delle conseguenze che stanno avvenendo dal punto di vista globale e soprattutto di pagare quelli che sono i danni. Perché ci sono dei danni, abbiamo una popolazione quest'anno che ci sarà il conflitto tra il Niño e la Niña, che esce uno e entra l'altra. Abbiamo un problema in Thailandia, dove probabilmente sarà il 50% del territorio coperto d'acqua, come è già avvenuto negli anni precedenti. Avremo un aumento dei flussi migratori dal Pakistan, perché tutta una parte di flussi migratori, che è l'altro tema grande che ci abbiamo anche sull'economia del clima e quindi anche decide il nostro sistema energetico, è anche il problema dei migranti climatici.
questo è un qualcosa che in Italia per fortuna c'è un livello occupazionale, ne parlano ogni tanto, ma è un altro tema sconosciuto ai più, perché quando noi parliamo di immigranti io di solito dico ai miei conterranei di una certa visione politica, dico, se solo siete preoccupati di queste 1.800.000 persone che sono in Turchia, che stanno aspettando di entrare, voi non avete ancora visto nulla, perché quello che ci aspetta da qui ai prossimi 10-15 anni è un flusso che è raddoppiato e non deriva da migranti economici, deriva dall'impatto del cambiamento climatico, deriva dall'utilizzo forsennato di risorse dei territori, andiamo in Nigeria dove le nostre società energetiche hanno inquinato, hanno distrutto risorse acquifere, risorse ittiche, e dove queste persone oggi sono costrette a spostarsi dal loro territorio verso paesi sviluppati come l'Europa per far fronte a una domanda di benessere, ma essenziale, parliamo di cibo più della volta. Quindi il cambiamento climatico che oggi sta colpendo in un sistema complesso tutti i diversi domini del territorio colpisce anche quelli che sono i nostri bisogni a livello italiano. Facciamo un esempio pratico anche, e cerco di fare anche un po' il provocatore in questo. Allora, quello che sta avvenendo oggi sul referendum è per me un dibattito di una bassezza clamorosa, perché non si discute del contenuto del referendum, si discute di chi sostiene cosa. Quindi ci si concentra di più sulle persone e non sul problema. Perché noi andassimo a affrontare la richiesta non di una strategia energetica nazionale, ma di un piano energetico nazionale che manca dal 1988, cioè manca uno strumento che è obbligatorio, in teoria è una roba basilare, tra l'altro è obbligatorio per i comuni sopra i 50.000 abitanti, non è obbligatorio per lo Stato avere un piano energetico nazionale, che sarebbe, fa tutto fa ridere, perché sarebbe importante anche da discutere di una cosa, quali sono le fonti su cui noi dobbiamo investire, perché ad esempio quando parliamo di idroelettrico, non è detto che l'idroelettrico sia la fonte su cui investire nei prossimi anni, da una parte perché è saturo il grande idroelettrico, ma dall'altra anche perché la disponibilità d'acqua dei prossimi anni è in calo. Noi dobbiamo ricordarci che a gennaio di quest'anno la provincia di Belluno, o quello che rimane delle province, ha adottato a gennaio 2016 un piano per la siccità. Era gennaio 2016, quando di solito a gennaio è quando le falde acquifere, quando di solito l'acqua si genera e cresce negli invasi in montagna. Perché non c'era neve. Quella neve che è caduta nell'ultimo mese non sarà l'acqua, che non sarà adeguata e sufficiente per tutto quello che ne avremo bisogno nei prossimi mesi. Guardate bene che sono 3 anni che soffriamo di siccità in molte zone del paese e questa cosa non si racconta, non si dice. Avere un dibattito strutturale su questo sarebbe dire usciamo dai fossili, perché dire votare sì a questo referendum non è una scelta dei 12 miglia quanti metri cubi è dire abbiamo preso un impegno, ci siamo assunti a Parigi, confermeremo il 22 aprile, di disinvestire, perché è uno dei punti dell'accordo di Parigi, di disinvestire dai combustibili fossili dal 2030 al 2050. Disinvestire vuol dire che io da oggi mi impongo una scelta di visione strategica dove il fossile non c'è più, è un primo punto per dove iniziare. Questo è uno dei punti su cui Parigi ci dà un orizzonte. E a me non basta che il premier, perché poi è il mio mercato, io non parlo qui di politica, parlo di economia, a me non serve un premier che va a Parigi a dire investiremo 3 miliardi di euro da qui al 2020 per sulla lotta al cambiamento climatico, poi torna in Italia e a me non dà, non mette a mano un finanziamento pubblico, non ragiona con le imprese sul clima, perché guardate bene che noi abbiamo una delle più grandi imprese dal punto di vista della sostenibilità e non valorizziamo nemmeno questo. Enel è stata una delle aziende forse più entusiaste dell'accordo di Parigi, perché Enel ha un piano di investimento sulle rinnovabili che non ha nessun altro, non è la Totale. Enel non è Enel, Enel investe realmente sulle rinnovabili e si sta muovendo in questa direzione. E vi faccio anche un paragone con un'altra azienda. Quando prima Francesco parlava della bottiglietta di plastica, nel mio precedente lavoro avevo una presidente, che era Katia Bastioli, che è intervenuta su un petrolchimico con Novamont a Porto Torres, dove con Matrica hanno avviato un processo di riconversione di un petrolchimico che utilizza combustibili fossili con sostanze organiche derivanti dalle scarti dell'agricoltura. Oggi è possibile avere la stessa bottiglietta di plastica utilizzando non combustibile fossile, ma utilizzando il cardo, in quel caso di Matrica è il cardo, utilizzando quindi una pianta, andando a recuperare parti di produzioni agricole, recuperare anche terreni abbandonati, o possono essere utilizzate anche piante che servono alla bonifica di alcuni terreni che oggi sono inquinanti, per andare a produrre un materiale che a noi serve, o forse anche no, perché in realtà la bottiglietta di plastica è sempre il primo
il secondo paese al mondo per consumo di acqua in bottiglia dopo il Messico. Dovremmo farci riflettere quando siamo in realtà uno dei paesi con i più alti standard di qualità dell'acqua potabile. Quindi da un lato abbiamo l'acqua migliore tendenzialmente rispetto ad altri paesi europei, eppure siamo i secondi, e questo non è colpa della politica, non è colpa delle imprese, è responsabilità nostra, di tutti noi che siamo qui dentro, perché siamo noi che beviamo quest'acqua e chiediamo che ci sia quest'acqua. Perché è giusto dire qual è la responsabilità della politica, dell'economia, ma è anche giusto qual è la responsabilità nostra. E l'altra responsabilità nostra è anche questa, perché fino a quando noi non saremo capaci di affrontare anche una rivoluzione rispetto alla mobilità sostenibile, dove quel poco, tra l'altro quel petrolio che viene estratto come il gas, non viene utilizzato manco in Italia. Ed è un petrolio che tra l'altro fa pure schifo, ha di una qualità veramente molto bassa che non vuole nessuno, infatti lo esportano verso paesi dove la qualità del petrolio non è così richiesta. L'altra grande rivoluzione che vogliamo fare per dare risposta all'efficienza, alla rivoluzione energetica che è in corso, e sono d'accordo con Francesco su questo in pieno, è devo anche cambiare il nostro modo di spostarci nella mobilità. Se qualcuno sa quanti erano i ciclisti in Olanda nel 1980, come utilizzano la bicicletta come mezzo prioritario? Io insegno a Rotterdam, quindi la prima volta che sono andato a Rotterdam mi hanno detto questo dato, sono rimasto. Nel 1980 quante persone andavano, utilizzavano la bicicletta? Il 5%, oggi è l'80%, sono passati 35 anni, che è niente rispetto a una vita di 84, le donne vivono 84 anni, oggi meno male mediamente, è niente, 35 anni. Il trasferimento dove oggi il mezzo prioritario è la bicicletta, da 5 all'80, da 5 all'80%. E cosa vuol dire questo? Perché faccio vedere qual è il beneficio di uscire da un'economia basata sul fossile rispetto al cambiamento climatico. Vuol dire che oggi a Rotterdam hanno tolto le auto dal centro storico e al posto del cemento, al posto dell'asfalto, ritorna il verde, si rinaturalizzano le città, perché l'altro grande protagonista dei prossimi anni, i grandi protagonisti di Parigi più che i governi nazionali, sono gli attori non statali e sono le città, perché sono le città e le amministrazioni locali che hanno in capo la più grande sfida, perché attraverso le città noi possiamo cambiare anche la domanda del combustibile con cui vogliamo muoverci. Il nostro combustibile deve essere la nostra energia umana, possiamo muoverci in bicicletta se le amministrazioni locali predispongono la bicicletta, potremmo usare i mezzi collettivi, e nei mezzi collettivi si può fare quello che stanno facendo in giro, poi avete un termovalorizzatore e non entro nel mezzo. Si chiama inceneritore. C'è un conflitto, no, acceso sulla definizione, però la stessa procedura che hanno fatto all'in shopping nel 95 con la stessa tecnologia che avete qui, hanno utilizzato questa tecnologia come una tecnologia di transizione verso un'autosufficienza anche dal punto di vista della mobilità. Utilizzare quell'energia, quel calore, quel gas di recupero per i mezzi pubblici serve, può essere utilizzato in una fase di transizione, non è la soluzione ma è il passaggio, perché anche il mezzo collettivo è un mezzo importante. L'altra risposta che noi dobbiamo dare è una risposta anche economica. C'è un problema di conflitti di interessi evidenti, lo dico da imprenditore questo, perché io non competo in un sistema normale in questo paese, perché io non posso competere quando ho un ministro che è uno dei fornitori di tecnologie per gli impianti termoelettrici o per gli impianti nucleari attraverso la Ducati Energia. Io non posso competere in un mercato dove chi sta a capo della segreteria tecnica del Mise è a libro paga di Eni, perché questo è Carlo Stagnaro, non c'è nessuna cosa, è tutto sotto gli occhi, basta cercarsi delle informazioni. C'è un problema di conflitto di interessi evidente nel mercato, quindi noi affrontiamo nel cambiamento climatico, e c'è soprattutto una mancanza di certezza normativa. Non è possibile che nel 2013 venga fatta una strategia energetica nazionale, cambia il governo e venga dimenticato quello che erano le prospettive di crescita. Credo che fosse un percorso naturale quello magari della riduzione degli incentivi alle fonti rinnovabili, perché c'è, andava fatto e gestito in maniera diversa, la Germania ne è stato un esempio, ma ne ha un costo, e ha un costo tra l'altro superiore al nostro in bolletta. Si raccontano noi che le rinnovabili costano, ma costano anche in Germania, costano anche di più rispetto all'Italia, eppure il processo di evoluzione c'è. Ma stanno correggendo in Germania, stanno? Correggendo. Sì, ma la Germania stanno correggendo, però corregge perché ha un obiettivo. La Germania, il governo Merkel, cioè un governo non di verde, di centro-sinistra, altre cose, il governo Merkel ha detto voglio l'autosufficienza dell'indipendenza energetica all'uscita dai fossili al 2050, si è dato una visione, noi questo non ce l'abbiamo. Ma
Allora, se hai, se hai una visione entro il 2050 cosa fanno? Ma lo stanno facendo? Ma sì, le centrali nucleari le hanno ancora però. Le centrali nucleari, quelle hanno un investimento, le centrali carbone le hanno ancora però. Ma certo che ce l'hanno, ma no, noi andiamo a comprare l'energia là, ma certo che dobbiamo fare, ce la vendono come verde così la paghiamo più cara, invece non è questo, parliamo dopo. Possiamo, no, possiamo anche discutere anche la semana, è molto più semplice la cosa, perché ci sono, io non sono per una persona che dice, ci sono molti politici anche nostri che vanno a raccontare in giro dall'oggi al domani facciamo il 100% rinnovabili, non è dall'oggi al domani, è un percorso che dura 30-40 anni, ho fatto degli investimenti negli ultimi 10 anni, io non posso buttare via i soldi pubblici che ho investito nel gasificatore e di altre cose perché oggi ho deciso di cambiare, devo portare a termine gli investimenti che ho fatto e devo avere un percorso di cui intraprendere. Per noi e per me che opero nel mercato del cambiamento climatico, questo referendum doveva essere un momento per dire il paese deve uscire dal combustibile e darsi un percorso, un inizio per uscire dal fossile. Io volevo dire un po' queste cose, cercando di mettere insieme un po' di passaggi. Guardate che dal 22 aprile si inizia una nuova fase, è la fase degli accordi di Parigi. Negli accordi di Parigi siamo tutti contenti perché 193 stati hanno aderito allo stesso accordo. Guardate bene, però è difficile arrivare oggi. Non pensiamo noi come più vicini ambientalisti che abbiamo raggiunto un obiettivo. Parigi non è niente. Parigi è una scatola, al momento è vuota, mancano gli strumenti, sarà da qui al 2020 perché entrerà in vigore nel 2020 l'accordo di Parigi, non prima. Dovremmo essere capaci di costruire quelli che sono gli strumenti necessari per raggiungere quegli obiettivi. Le soluzioni ci sono da 40 anni, ce ne sono di nuove, possiamo metterle in campo e cerchiamo di farlo. Quello che però vi chiedo a tutti è di essere un po' più resilienti. Cosa vuol dire essere un po' più resilienti? È di non scaricare le responsabilità sugli altri. I primi responsabili di quello che sta bene siamo noi, e quindi parte tutto il cambiamento deve partire prima da noi stessi. Non possiamo pretendere di andare a votare sì e poi andare a fare la spesa usiamo la macchina. Se vogliamo andare a votare sì, facciamo con consapevolezza di quello che serve, meglio fare sudare un po' con il caldo, però almeno siamo coerenti. Quindi prima di andare a trovare gli altri... Ho bevuto metà della bottiglietta. Certo ho bevuto metà della bottiglietta, perché io se me arrivo in aereo non posso... Va bene, grazie mille, buonasera. Qualche slide perché devo dare qualche numero, intanto i numeri a memoria non me li ricorderò mai tutti. Diciamo che a me tocca un po' l'ingrato compito di capire, di cercare di farci capire perché la strategia di uscita dal fossile che ci ha detto Francesco è in atto, di capire la resilienza, l'adattamento all'ambiente climatico, in dice Piero dobbiamo assolutamente in campo, voglio un po' spiegarvi, dare qualche numero sul perché è già in corso, ha bisogno però di un'accelerazione ed è tutt'altro che arrivata e finita, e chiaramente il percorso referendario può dare quella che possiamo chiamare un'accelerazione. È chiaro che non può essere risolutivo, però chiaramente il voto sì al referendum di domenica prossima può essere una spinta che rientra nel primo passettino di quell'ottica di ciascuno fa qualcosa, più certo, bene, andiamo, votiamo sì, poi dal giorno dopo però iniziamo a impegnarci affinché ciò avvenga davvero. Con questo finito cerco di dimenticarmi il logo Legambiente per un attimo, nel senso che adesso cerco di fare l'ingegnere, quindi darvi qualche numero grezzo senza dare un taglio politico, e vedrete che però già soltanto leggendo i numeri capiremo come la svolta energetica è inevitabile ed è la cosa più naturale. Abbiamo parlato parecchio di energia già in questi primi due interventi. Forse però non abbiamo tutti chiaro cosa vuol dire utilizzare energia in Italia. Io vi invito a leggere un rapporto dell'Enea, quindi un rapporto ufficiale non fatto da Legambiente, non può essere accusato di essere di parte perché è l'ente che si occupa dell'energia e ambiente a livello nazionale, in una nazione del Ministero. Ogni anno pubblica i numeri dell'energia, quindi anche loro danno i numeri e ci dice qual è il quadro degli usi finali dell'energia in Italia. È interessante vedere questa torta perché ci fa immediatamente capire come il 39% dell'uso finale di energia in Italia è dovuto agli usi civili. Cosa vuol dire usi civili? Vuol dire noi, vuol dire fondamentalmente che in questa stanza stiamo usando energia per il proiettore, per adesso il riscaldamento, forse no, ma tra un po' inizierà il raffrescamento perché ormai siamo nelle fasi in cui passi direttamente all'inverno al raffrescamento,
per ricaricare i nostri cellulari, i nostri computer e quant'altro, quindi i nostri uffici, le nostre case. Il 39%, quindi la fetta più importante dell'utilizzo di energia in Italia, è data dal nostro vivere in degli ambienti chiusi. La seconda fetta, vedete, sono i trasporti, 34%. Di cosa sono i trasporti? Ancora una volta siamo noi, nel senso che sono tutti i nostri spostamenti, e l'incoerenza di Piero che ha viaggiato in aereo anziché venire in bicicletta da Rotterdam, e io sono venuto in bicicletta però ero in via cosa, quindi non vale, sono due scale diverse. Quindi capiamo che tre quarti dell'energia è direttamente, strettamente collegata ai nostri usi comuni. Poi, se volendo fare i raffinati, anche l'industria, mettono su prodotti che ci servono, e l'agricoltore. Quindi diciamo che ancora una volta siamo noi. Però mi preme focalizzarci un attimo sulla fetta più importante, ovvero quella degli usi civili, perché è dove noi possiamo quotidianamente fare molto. È vero che cambiando il nostro stile di trasporto possiamo già fare qualcosa, però sono processi che richiedono un cambiamento nelle città, un cambiamento nelle politiche del trasporto a livello nazionale. L'industria, per quanto riguarda la riduzione dei consumi energetici, fa già molto di suo, non perché gli industriali sono particolarmente sensibili, ma perché l'industria è la prima che ha capito che ridurre i consumi energetici vuol dire spendere di meno in bolletta e quindi vuol dire avere maggior profitto. Quindi l'industria va già da sé nella riduzione dell'uso energetico. Quindi vorrei focalizzare un attimino su quel 40% che sono gli usi energetici all'interno del settore civile. Torno indietro su questo dopo. Se guardiamo quel 39%, lo scomponiamo un pochettino, vediamo che all'interno delle nostre case, diciamo dei nostri del settore residenziale, la fetta del leone dell'uso energetico la fa il riscaldamento e il raffrescamento. Quindi della fetta più grossa dei consumi energetici in Italia, di quel 39%, il 73,8% è dovuto al riscaldamento e al raffrescamento. Quindi è chiaro che il problema a livello italiano dell'energia sta in questo. Negli anni passati era molto il riscaldamento, adesso a causa del cambiamento climatico stiamo andando sempre più verso i problemi di surriscaldamento estivo. Quindi non a caso i picchi energetici di consumo di energia elettrica sono ormai nei periodi estivi, perché stiamo spingendo di climatizzatori. Ognuno vuole il climatizzatore perché, diciamo che giustamente, vuole avere un clima confortevole, e questo comporta picchi di consumo. Quindi, abbiamo detto, consumo energetico, bisogna pensare alle case, agli uffici in cui viviamo. Nelle case uffici in cui viviamo, la fetta della parte del leone la fa ancora riscaldamento e raffrescamento. Come sono messe le nostre case? Questi sono i dati, direi aggiornatissimi perché li ho scaricati un'ora fa, della patrimonio edilizio in Regione Lombardia. Questi sono i dati del catasto energetico regionale, e vediamo che in Regione Lombardia e Comune di Brescia, ve li ho messi entrambi, ma il trend è tendenzialmente identico. La metà delle case in Regione Lombardia sono nella classe energetica G, quindi la classe energetica peggiore in assoluto. Parentesi? Non si vede, diciamo che questa fetta rappresenta la classe G. È il grafico piccolo. Vi descrivo. Sono daltonico, quindi non vi dico i colori. Quella grande blu, ecco, infatti il supporto, la fetta blu sì. Rappresenta gli edifici classe G, arancione, classe F, giallo, classe E, e questo è dalla D in su. Quindi vuol dire che circa i tre quarti degli edifici residenziali in Regione Lombardia stanno dalla classe E in poi, che per chi non ha qualità vuol dire fanno schifo, nel senso che... vuol dire che questo è fatto ancora con la procedura di certificazione previgente, però senza entrare nel dettaglio, in questo frangente la normativa per gli edifici nuovi chiedeva almeno una classe C, quindi chiedeva di stare qua sopra. Quindi vuol dire che la quasi totalità degli edifici oggi esistenti in Regione Lombardia hanno bisogno di riqualificazione, e questa è una bella notizia per me che sono ingegnere, perché ho lavoro, ma anche perché vuol dire che abbiamo delle enormi potenzialità per ridurre i consumi energetici. Se noi fossimo già tutto in classe A, diremmo: adesso cosa posso fare di più rispetto a quello che ho già fatto? Diciamo che c'è molto su cui lavorare. Un altro dato che può essere interessante nel presente è vedere come si è evoluto il consumo energetico nel corso del tempo. Sempre dal rapporto Enea dei numeri dell'energia, vediamo come sono variati in percentuale i consumi finali di energia nei vari settori in due blocchi di anni. Uno è come è variato tra il 2000 e il 2009, e vediamo che tra il 2000 e il 2009 l'industria è scesa radicalmente per due motivi che penso possiate immaginare. Uno è la famosa crisi
economiche, e l'altro è che appunto l'industria ha capito che comunque ridurre i consumi energetici è una cosa buona. Mentre invece i trasporti e il settore civile dal 2000 al 2009 sono andati aumentando i consumi energetici. Questo perché? Perché se voi pensate al periodo pre-2008 era un periodo in cui l'edilizia stava ancora costruendo tanto e costruendo male, quindi stanno costruendo nuove case, che sono quelle case brutte di cui abbiamo parlato in classe G, D, F, e quindi c'è stato un incremento dei consumi. La buona notizia però è che dal 2010 al 2014 finalmente questo trend si è invertito. Per quanto riguarda l'industria, abbiamo detto il motivo. Per quanto riguarda i trasporti, penso che sia un po' più complesso, nel senso che riguarda un lato politiche migliori, ma dall'altro anche ancora gli effetti della crisi che hanno fatto calare anche la necessità di trasporto. Per quanto riguarda il settore civile, possiamo dire che buona parte di questo calo è dovuto finalmente all'inizio dell'efficientamento energetico degli edifici. Nel 2008 circa sono uscite le moderne normative sull'efficienza energetica dell'edificio, negli anni successivi finalmente si è andato efficientando e riducendo i consumi energetici. Dato interessante, la gran parte dei nostri edifici oggi sono riscaldati con metano, e quindi con quel gas che vorremmo estrarre dall'Adriatico, di cui si dice come faremo a fare senza quel 3% di gas aiuto nei prossimi 15 anni. In 4 anni abbiamo ridotto del 10% il consumo energetico degli edifici. Quindi in 4 anni abbiamo fatto senza il triplo di quello che viene estratto dalle nostre trivelle sotto i 12 miglia dalla costa. Quindi abbiamo detto, abbiamo una situazione energetica molto legata ai nostri edifici. I nostri edifici consumano per riscaldamento e raffrescamento. I nostri edifici fanno abbastanza schifo in questo momento, però stanno migliorando. Come facciamo a dare questa accelerazione all'efficientamento energetico, o meglio, come facciamo a dare questa accelerazione alla riduzione degli usi di energia fossile? Secondo me le priorità, è venuta la piramide per caso, però sono anche priorità in termini gerarchici dal mio punto di vista, sono queste tre. La priorità principale è ridurre i consumi, la seconda è trasformare meglio l'energia e la terza è produrre energia in modo sostenibile. E ci tengo che passi il messaggio che questa è una scala gerarchica. Purtroppo in Italia nel passato si è dato molto peso al punto 3, cioè la produzione di energia in modo sostenibile. C'è stato il picco del fotovoltaico, per carità va benissimo, è stata una cosa positiva, che però non risolve il problema, perché se io ho edifici che consumano tanto, che producono, che disperdono molta energia, che hanno bisogno di molto energia elettrica per il raffrescamento, io posso aver prodotto energia in modo virtuoso, però comunque la sto sprecando. Quindi il passo 1 deve essere ridurre il bisogno di energia di cui ho, il passo 1 deve essere il risparmio, il passo 2 deve essere faccio arrivare energia fino a casa mia, ma se io porto del metano in casa e ho una caldaia scadente, sto sprecando, perché sto bruciando, è come utilizzare una macchina che ha un elevato consumo per chilometro. Io ogni chilometro li faccio lo stesso, però consumerò di più. Per concretizzare un pochettino, volevo darvi tre esempi a spot di come si può andare ad agire seguendo queste tre priorità. Il primo è la riduzione quindi dei consumi all'interno dell'edilizia residenziale, quindi abbiamo detto della fetta principale. Questo è un estratto di una diagnosi energetica recente, però se guardate N diagnosi energetiche vedete che più o meno il risultato è analogo. Questo è un edificio standard, condominio, anni 60 a Brescia, vediamo dalla termografia dei colorini, si capisce che sono delle dispersioni, adesso non analizziamo in dettaglio anche perché sennò con i colori io mi perdo di nuovo, però penso che sia chiaro che è un edificio che ha bisogno di parecchia energia per riscaldarsi. Ogni anno i condomini su 18 alloggi qui spendono circa 15.000 euro, quindi circa poco meno di 1.000 euro per riscaldamento ciascuno. Facendo un po' di conti risulta che andando a fare un cappotto esterno, quindi isolando le pareti, si spendono 110.000 euro di intervento, però si risparmia il 22% di energia. Questo cosa vuol dire? Che in 24 anni mi ripagherei l'investimento, che non sono pochi, però ad oggi per fortuna abbiamo ancora degli incentivi fiscali che ci permettono di ridurre il tempo di ritorno, calcolato in modo un po' brutale, quindi spero che gli economisti qui presenti non mi sgridino,
a soli 9 anni, quindi vuol dire che un investimento che in 9 anni si ripaga, una famiglia dovrebbe essere stimolata a farlo. Quando io compro un televisore non mi pongo il problema quanti anni ci mette a ripagarsi l'investimento, quando compro la macchina non mi pongo il problema quanti anni si mette a ripagarsi l'investimento di 20.000 euro. Qui con un investimento di circa 7-8.000 euro a famiglia riesco a ridurre del 22% i consumi, ma ce ne sono altri ancora più interessanti. Salto quello centrale che è poco significativo, anche per motivi di tempo. Andando a isolare l'ultimo solaio, quindi il soffitto verso sottotetto, si riesce a ridurre del 16% i consumi globali e in 4 anni ho un mio investimento che ritorna, perché dal punto di vista tecnico è più semplice farlo. Quindi globalmente, facendo tutti gli interventi proposti, io, utilizzando gli incentivi, in 7 anni posso avere il mio investimento ripagato e soprattutto, parentesi, avrò una casa che vale di più, che avrà più comfort, meno rischi di muffe e tutta un'altra serie di cose in cui adesso andrebbero fuori tema. Questo per dirci che senza toccare, senza scomodare il fotovoltaico, senza scomodare questioni impiantistiche, posso andare a ridurre, praticamente a dimezzare il consumo energetico di un qualsiasi edificio di quella grossa massa che è stata costruita nel dopoguerra fino al 2009, quando sono avvenuti gli edifici più recenti. Quindi questo è un esempio di come la priorità 1, la riduzione dei consumi, sia non soltanto ambientalmente sostenibile, ma è anche economicamente sostenibile, economicamente auspicabile. Il secondo punto, se ricordate, delle priorità che delineavo, era trovare dei modi migliori per trasformare l'energia. L'esempio più banale è capire che se ho caldaie vecchie avranno rendimenti migliori, metto una nuova caldaia avrò un rendimento migliore ancora, utilizzerò una pompa di calore, andrò a avere rendimenti ancora più elevati. Chiaramente vanno valutate una serie di questioni tecniche di cui non entriamo. Però è anche interessante ragionare su come trasformare meglio l'energia, nel senso come spostarla al meglio tra il punto in cui viene prodotta e il punto in cui viene utilizzata. Si parlava del problema dell'energia elettrica, se non sbaglio Piero ce l'ha nel problema a Vicenza, giusto? Che con una produzione centralizzata e una grossa rete di distribuzione può causare problemi di discontinuità in caso di eventi catastrofici di approvvigionamento, ma anche a livello termico ci sono dei problemi significativi. Noi siamo Brescia, la capitale del teleriscaldamento, si sta spingendo ancora molto sul teleriscaldamento. Dal mio punto di vista è ora di mettere un deciso freno al concetto di teleriscaldamento. È un'idea innovativa negli anni 70 quando è stato concepito e pensato, nel momento in cui c'era un grosso caldaie nelle singole case molto scadenti e quindi c'era la possibilità di andare a fare una cogenerazione producendo energia elettrica e calore insieme. Il problema è che ad oggi la rete di Brescia, sono dati di A2A quindi non sono dati miei, disperde circa il 15% dell'energia che produce lungo la rete, quindi il 15% dell'energia che viene prodotta alla marmora e nell'inceneritore va in rete e poi si disperde in ambiente senza arrivare alle nostre case. Questo è un esempio di come forse è il momento di smettere di pensare all'ampliamento della rete di teleriscaldamento, cosa che invece si continua a dire. È chiaro, la rete che ho oggi deve essere sfruttata, deve essere magari anche efficientata, potenziata, bisogna andare dove è già presente, magari ad allacciarsi ancora per tappare gli ultimi buchi, però non è più pensabile andare ad espandersi. Purtroppo le normative regionali e nazionali oggi vanno nella direzione opposta. La normativa regionale ci obbliga, dico ci come tecnico quando sono in fase progettuale, mi obbliga a prevedere l'allaccio al teleriscaldamento se sono al di sotto dei, se non sbaglio, 500 metri di distanza da una rete o da una previsione di rete. Quindi questo vuol dire che io devo predisporre almeno il teleriscaldamento, anche se invece magari dal punto di vista impiantistico potrei mettere una pompa di calore, evitare quel 15% di dispersione e avere un sistema molto più efficiente. Questo perché ho il sospetto che sia perché a livello normativo A2A sia un po' più forte di chi si occupa di efficienza energetica, perché chiaramente è una questione di potenza delle lobby. Come Legambiente Lombardia abbiamo fatto l'osservazione chiedendo di stralciare quella norma e non è stata ascoltata, probabilmente abbiamo un peso un po' inferiore. L'ultimo tassello, quindi la terza priorità che davo, è produrre energia in modo più sostenibile, adesso tra virgolette, perché il termine sostenibile è un po' così, è un po' abusato e quindi non amo utilizzarlo. Come abbiamo detto più volte, siamo già sulla strada giusta anche in questo settore. Questo grafico è rappresenta l'evoluzione del mix delle fonti energetiche in Italia.
La barba, aspettatene ancora, questo. Quale? Colore? Giallo. Avete dei dubbi anche voi, perfetto. La barra gialla arancione si rappresenta quanto pesa in percentuale l'energia rinnovabile in Italia. Vediamo che nel 90 non si vede, non so se fuori scala o se proprio non c'era, zero. Vediamo che il trend è positivo ed oggi siamo che sul totale dell'energia, delle fonti energetiche primarie in Italia siamo oltre il 20%. E quindi ci stiamo avvicinando pian piano a raggiungere il gas naturale che sta scendendo e il petrolio. Quindi questo, per concludere, abbiamo un percorso avviato, siamo su una buona strada e abbiamo grosse risorse. Io non posso che sottoscrivere la conclusione di Piero, perché è chiaro che il governo deve darci gli strumenti, quindi garantire continuità all'ecobonus del 65%, darci dei piani energetici nazionali, darci agevolazioni di carattere anche burocratico per fare efficienza. Però siamo noi che dobbiamo capire che prima di investire su rifare il bagno e cambiare le piastrelle, forse è il caso che io inizi a pensare a investire seriamente, a farmi qualcosa di utile, riqualificando la mia casa. E a cascata anche nello stesso approccio nei trasporti, nella scelta dei prodotti da comprare e quant'altro. Quindi la strada è tracciata, adesso spero che dal punto di vista economico Andrea Di Stefano ci dica anche come poter realizzare tutto questo. In 10 minuti non posso dirlo come realizzare tutto questo, anche perché l'idea di questa sera era di proporvi, utilizzando dati che sono recentissimi, perché sono frutto di un report che è appena uscito delle Nazioni Unite, in particolare dell'UNEP, quindi dell'area delle Nazioni Unite che si occupa dei temi ambientali, in collaborazione con Bloomberg, che è una delle principali agenzie finanziarie al mondo, in cui l'obiettivo è quello di evidenziare, questa era l'idea della proposta che vi faccio questa sera, e poi se invece volete vedere altro c'è ovviamente la testata Valore a disposizione, ma l'idea era quella di evidenziarvi quali sono i grandi trend internazionali nel mondo della finanza, perché dentro questa partita, in particolare quando si parla di energia, bisogna tener conto che un ruolo fondamentale lo hanno sempre svolto gli investitori finanziari, sia gli investitori finanziari come soggetti, diciamo, finalizzati a un rendimento sul valore dei prodotti finanziari, quindi che potremmo definire con una parola non correttissima, ma a un rendimento più della tua speculativo, comunque di massimizzazione del rendimento in termini di prezzo, sia gli investitori che invece sono interessati a investire in termini di capitale nelle nuove iniziative. Come vedete da questa, spero che questo si veda, ma lo riassumo brevemente, il 2015, dice l'UNEP, è stato l'anno con l'ammontare complessivo a livello mondiale più consistente di investimenti in rinnovabili. Abbiamo raggiunto i 286 miliardi di dollari a livello globale, e l'elemento secondo me interessante che vi volevo proporre è che i colori differenti sono i diversi soggetti. Per diversi soggetti si intende quali sono le categorie degli investitori. La categoria più consistente, che è appunto quella dell'asset finance, è la categoria degli investitori istituzionali, di quelli che fanno investimenti con un profilo almeno a medio termine, non sono più quelli di una volta stabili, ma sono abbastanza stabili. Il segmento che viene considerato quello, diciamo, più mordi e fuggi, che ha tante definizioni, squali o meno squali, avvoltoi o meno avvoltoi, che sono state date più volte a questi soggetti finanziari, cioè private equity e venture capitalist, ecco la piccolissima sezione in violetto, quindi meno in termini complessivi, nettamente meno del soggetto pubblico, il public markets. Quindi non c'è, almeno in questo settore, il problema di cui si è parlato più volte e che anche in Italia secondo me è stato eccessivamente enfatizzato, della speculazione legata allo sviluppo delle rinnovabili. Almeno a guardare questo trend e a guardare anche l'andamento a medio lungo termine, non è un problema così evidente e rilevante. Altro elemento secondo me molto interessante
è che abbiamo avuto il sorpasso netto dei paesi cosiddetti in via di sviluppo rispetto ai paesi sviluppati in termini di investimento, e qui ovviamente si vede l'impronta cinese. Nel 2015 i miliardi messi in campo dai cosiddetti paesi appunto in via di sviluppo, che secondo me è una definizione svecchia, ma comunque per capirci, sono 156 miliardi contro 130 dei cosiddetti paesi sviluppati, cioè dei vecchi paesi ricchi, insomma. Come vedete, il trend si vede molto chiaramente, il picco è stato nel 2011, 191 miliardi dei paesi cosiddetti ricchi, e poi c'è stato un calando e una crescita molto consistente dei paesi in via di sviluppo. Su che cosa si investe? E anche questo, secondo me, sfalziamo un po' i miti. Si investe in primis sul fotovoltaico. 161 miliardi di cui 285 sono investiti nel fotovoltaico. Qualcosa dovrà dire questo. A me sembra molto importante che non si faccia una battaglia ideologica, ma si guardino i numeri. I trend mondiali sono questi. 161 miliardi sul fotovoltaico, 110 sull'eolico, il resto sono sostanzialmente quisquiglie, cioè sono cifre molto basse. Anche i molto discussi biofuels coprono solo 3 miliardi di investimento a livello mondiale. E chi investe sostanzialmente in questi settori? Questa è la suddivisione sostanzialmente del venture capital. Vedete che la somma è molto piccola, si raggiunge a malapena i 5 miliardi. C'è ovviamente il solare al primo posto, e non a caso i venture capitalist e i private equity investono più su biofuels. Perché? Perché è uno di quei settori che effettivamente crea più polemiche e ha più quella spinta potenziale di natura speculativa legata agli incentivi. Ricordiamoci cosa è accaduto per esempio su biofuels e gli errori fatti, come hanno ammesso poi sia gli Stati Uniti sia l'Europa, su dei target molto elevati, eccessivi, che avevano prodotto una spinta per esempio di coltivazione di mais per produrre biodiesel o bioetanolo, che una volta ridotti gli incentivi tutte le aziende di quel settore sono fallite o sono scomparse. E invece vedete come il public markets, cioè la spinta sostanzialmente che arriva dai settori pubblici, è concentrata in primis sul solare, in secondo luogo sull'eolico. Questo è abbastanza facile, perché l'eolico è, da un certo punto di vista, la rinnovabile più industrialista, tolte ovviamente i grandi impianti idroelettrici con tutti i problemi connessi. Per risparmiare tempo mi fermerei a questo e poi andrei all'ultima slide, cioè qual è il costo dell'elettricità oggi espresso in dollari per megawattora. E vedete che, sempre parlando di rinnovabili ovviamente, vedete come ancora una volta ci sia stato un trend molto particolarmente importante per il solare. Il solare, sia che sia il solare cristallino, è praticamente precipitato. Un dato che è uscito in questi giorni, che arriva dalla Germania, con un rendimento al 21%, il costo per kilowattora oggi, dato questo che emerge dalle ricerche del Fraunhofer Institute, è 0,03 euro per kilowattora, cioè 3 centesimi per kilowattora dal fotovoltaico con rendimento al 21%. Cosa c'è però che non funziona? E qui salto, poi le altre le lascio e chi vuole ovviamente se le può vedere. Cosa c'è che non funziona? Questa è una delle ricerche che a me sembra più interessante, di cui in Italia si è parlato pochissimo, finanziata dall'Unione Europea. È un progetto che si chiama DIACOR, con sempre il Fraunhofer Institute ed altri istituti di ricerca, per valutare nei paesi a 28 come sono andati gli investimenti sulle rinnovabili e quali sono i fattori di rischio, cioè quanto è facile e quanto rende investire nelle rinnovabili, con un punteggio. Uno è il posto dove è meno rischioso e più facile per avere il rendimento, ovviamente il 15 è in fondo alla classifica. Indovinate chi sta al primo posto? Non è inutile dirlo, è la Germania. La Germania è quella che ha garantito rischi minori in termini di investimento sulle categorie che sono state selezionate nella ricerca, che è rischio amministrativo,
rischio normativo, rischio finanziario e accettabilità sociale degli impianti. La Germania al primo posto, se la cava molto bene anche la Francia, e questo può sorprendere perché, voglio dire, la Francia avrebbe, ha comunque una forte presenza di nucleare, ma evidentemente ha anche fatto una scelta molto chiara sulle rinnovabili. Non se la cava molto bene l'Italia, perché sta tra il 7 e il 9, e la causa principale, dice la ricerca, sono i rischi amministrativi, cioè il fatto che ci si scontra con ovviamente problemi giganteschi in termini autorizzativi a livello locale. Al secondo posto c'è la non stabilità dei provvedimenti pubblici, ma vedete che se la cava molto male anche la Spagna al 10, e una delle peggiori è ovviamente la Grecia, ma per ovvie ragioni, anche perché in questo si tiene conto anche del costo del finanziamento. Allora, se in Germania si riesce a portare a casa i finanziamenti a un tasso medio del 3%, in Italia il tasso medio all'8%, e potete immaginare che in Grecia viaggiamo a dei livelli inaccettabili o insostenibili. Questo è un altro lavoro molto interessante che credo dovrebbero studiare soprattutto i nostri legislatori e il nostro Ministero dello Sviluppo Economico quando deve approcciare delle politiche a medio e lungo termine, perché per capire come va il mondo, dove va il mondo. Poi mi fermo, vi dico solo che in questo momento sul tema degli investimenti c'è una delle più grandi campagne a livello mondiale per il disinvestimento dei fossili, che si chiama Divest Invest. È una campagna che all'apertura della COP aveva raggiunto i 3.500 miliardi di dollari di soggetti che avevano annunciato il disinvestimento totale o parziale dal fossile. Dalla COP ad oggi siamo già arrivati a 5.000 miliardi. Per darvi un termine di paragone, non è una cifra enorme rispetto ovviamente all'ammontare complessivo degli investimenti, ma è una delle cause che sta dietro, sicuramente ormai acclarato da tutti, che sta dietro il crollo del petrolio. Non è l'unica, ci sono altri fattori, ovviamente quello geopolitico, c'è un fattore legato ovviamente alla bolla finanziaria che sosteneva e veniva sostenuta in parte anche dalle politiche della Federal Reserve con quantitative easing, ma c'è anche questo, cioè i mercati finanziari e gli investitori finanziari guardano a medio lungo termine, e guardando a medio lungo termine ovviamente stanno facendo una politica di investimento strutturale su modelli di natura diversa, e quindi domandarsi che posizione ha il paese Italia rispetto a questa situazione sarebbe una domanda estremamente interessante, con delle sorprese non molto positive secondo me, perché in questo momento non vedo grandi opportunità e offerte di opportunità di investimento per degli investitori istituzionali in un paese come l'Italia, con questa, come dire, anche questo clima normativo assolutamente instabile e schizofrenico. Credo di essere stato necessario.